Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questo TV Box Android 7.1 della marca BeKey. Il TV Box arriva all'interno di questa confezione composta da due scompartimenti di cartone. Andiamo ad aprire insieme e vedere cosa arriva. Innanzitutto è presente la tastiera wireless che consente di muoversi all'interno del TV Box. Quindi delle varie applicazioni che andremo a vedere insieme. Abbiamo una tastiera che purtroppo non presenta i tasti illuminati, oltre ai LED che ci mostrano l'accensione e il funzionamento. Quindi un po' un peccato perché magari quando lo si usa di notte sarebbe carino avere una tastiera illuminata. Abbiamo l'ingresso per inserire il cavetto di ricarica USB micro SB che ci permetterà quindi di ricaricare la tastiera. Ha comunque una batteria litio integrata, la vado a tirare fuori. Eccola qua, la batteria del telecomando permette, facendone un uso normale, quindi un po' di TV la sera, di arrivare a durare fino alle 2 settimane. E comunque abbiamo anche la parte che andrà a posizionarsi nell'ingresso della porta USB del TV Box, che ci permette di appunto utilizzare la tastiera wireless sul proprio TV Box. Per accoppiare, scusate, la tastiera con il TV Box, occorre inizialmente muoversi col telecomando che è presente nella seconda confezione che andremo adesso a vedere, quello senza batterie, che ci permetterà di innanzitutto selezionare la lingua, l'ora, il wifi, e poi una volta che si finisce la configurazione si andrà appunto a prendere questa parte che vi ho appena fatto vedere, a inserirla nell'entrata USB del TV Box e successivamente si andrà in impostazioni Bluetooth, si premerà il tasto FN, che è questo qua, più RF, cioè F1, e si concluderà, diciamo, l'accoppiamento. Vado a misurare con voi quello che è il pad, che permette quindi con lo scorrere del dito di appunto vedere il cursore del mouse sullo Smart TV e controllarlo quindi comodamente. Abbiamo un pad da 4,7 cm per 3,2 cm di altezza. Poi sono presenti i tasti del volume, quello ESC, POS, FN, che permette di appunto svolgere diverse funzioni. E come vedete anche a destra abbiamo il cursore, cioè le freccette, il tasto home e il tasto destro del mouse o il tasto sinistro del mouse. Poi abbiamo i LED come vi avevo già fatto vedere prima. Il cavetto di ricarica è sdoppiato in due. Appunto, c'è una parte micro USB che si va ad attaccare all'interno della tastiera, poi abbiamo due estremi, eccoli qua, come vedete. Abbiamo un estremo con uscita USB ed un estremo con entrata USB. Si potrà quindi caricare la tastiera attaccandola al computer o a un alimentatore tradizionale da muro. Ovviamente sono presenti anche i foglietti illustrativi, in questo caso della tastiera, con il biglietto da visita. E passiamo, direi, adesso alla parte che concerne il TV Box. All'interno troviamo il foglietto illustrativo che ci mostra in diverse lingue, tra cui appunto inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano, le varie caratteristiche della confezione, in questo caso del TV Box, come anche come si va a collegarlo, i vari accessori. Abbiamo poi il TV Box all'interno di questa confezione protettiva, andremo a vederlo tra un attimo. Andiamo a vedere anche cosa c'è al di sotto. Abbiamo un alimentatore da parete, appunto per caricare, o meglio per alimentare il TV Box, che ha una lunghezza del cavo all'incirca di 1 metro. Direi che avrei preferito che fosse un po' più lungo questo cavo, anche perché dipende dove avete comunque l'attacco della cioè, o meglio dove avete la ciabatta, ecco, è un po' scomodo la lunghezza di 1 metro.
Poi dipende, magari avete anche la presa più vicino, però ecco, se fosse un po' più lungo non sarebbe male questo cavetto. Abbiamo poi un cavo HDMI che devo dire non è spesso presente all'interno dei pacchetti di Vbox, quindi un aspetto sicuramente positivo, e il telecomando di cui vi parlavo prima, che permette all'inizio di configurare il TV Box, scegliere la lingua, e appunto come vedete c'è il tasto per accenderlo. Purtroppo non sono presenti le batterie, ecco che vi faccio vedere appunto che non ci sono. Sono necessarie comunque delle batterie AAA per poterlo appunto alimentarlo. Passo in rassegna quello che è il TV Box. Ha delle dimensioni, ve lo dico subito, estremamente contenute, di 11,5 x 11,5 per soli 2,5 cm di altezza. Il peso anche questo è contenuto. Devo dire che mi piace particolarmente questo design, che non so voi, ma a me richiama un po' quello della prima Xbox. Al di sotto abbiamo quattro gommini antiscivolo, ottimi quindi per evitare che possa scivolare. Sui lati del TV Box sono presenti poi, allora, sulla parte davanti, adesso non lo vedete, comunque è presente un LED che si illuminerà di blu una volta acceso, il tasto fisico per accendere il TV Box, ma comunque potete accenderlo anche con il telecomando che avete visto prima. Poi abbiamo, passando appunto a questo lato, un'entrata LAN che ci permette appunto di collegare il cavo internet qualora non abbiate il wifi. Abbiamo poi l'entrata optical per collegare il cavo ottico, il foro per resettare, troviamo il foro che è qua, eccolo qui, come vedete il recover per resettare appunto il TV box. Abbiamo poi l'entrata AVI, abbiamo l'entrata per la micro SD, quindi per leggere i contenuti, un'entrata USB, eccola qua, ma poi ne abbiamo anche altre di entrate, tra cui l'entrata OTG che serve appunto per collegare ad esempio un mouse, e abbiamo appunto altre due entrate USB, l'entrata HDMI per collegare il cavo che è in dotazione. Abbiamo poi l'entrata dell'alimentatore e mi pare di averle dette tutte. Esatto, quindi queste qua sono appunto le varie entrate. Andiamo a vedere un attimo le specifiche. È presente il sistema operativo Android 7.1, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria e supporta inoltre l'HD, il 4K e il 2K. Andiamo a vederlo all'opera sul televisore. Allora, si può configurare anche il meteo. Poi scegliete voi ovviamente la località in cui vi trovate. Oltre a Skiller permette di chiudere velocemente tutte le applicazioni che sono presenti. Settings, impostazioni, come le impostazioni di un normale smartphone o tablet con Android. Vedete che potete comunque configurare data, lingua, tastiera anche qua. Scegliere addirittura lo screensaver. E poi ci si può muovere ovviamente nelle applicazioni che potete ovviamente selezionare. C'è anche Netflix, la calcolatrice, Chrome, Skype, così che potete averle qua sotto, o comunque potete scaricarne anche delle altre semplicemente schiacciando il Play Store, e ovviamente avverrà lo scaricamento a seconda della velocità del vostro wifi. E potrete avere altre quindi applicazioni, tra cui magari YouTube, che vedo che non è presente. Anche i giochi sono disponibili, si può giocare tramite la tastierina, e vi faccio vedere un attimo come si vedono i video su Chrome. Adesso non ho scaricato YouTube, però da Chrome accediamo a YouTube e guardiamo un attimo come sono i video. Si va su Netflix, anche qua i film e le serie si vedono senza problemi, con fluidità. Come vedete, funziona tutto senza problemi. Giusto per farvi capire, torniamo alla schermata iniziale.
e come vedete c'è anche la possibilità di collegarsi ai social e interagire. Concludo la recensione dicendovi che nel complesso l'ho trovato un TV box comunque che risponde alle esigenze che possono essere quelle di utilizzare alcune app come i giochi o comunque guardare video su YouTube o serie TV su Netflix. Insomma, un TV box che soddisfa, diciamo, appieno le proprie esigenze di questo tipo. L'ho trovato fluido, come avete visto, anche per quanto riguarda i video su YouTube o Netflix, non si interrompono, non vanno a scatti e comunque anche il cursore della tastiera, come vedete, è rapido. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a pormela, io sono qui e spero che questa recensione vi sia stata utile.